cose che mi stanno tanto al cuore da tantissimo tempo. 5 azioni che non fanno mai le persone con un buon self-confidence. 1. Non mentono. Sì, perché le persone con un buon self-confidence non hanno bisogno di raccontarsela diversamente, non hanno bisogno di crearsi un'immagine distorta di loro stessi. È come mentirsi, e per loro quello che conta non è il giudizio altrui. È importante che quando si guardano dentro si devono vedere onesti. Loro sanno che la fiducia deriva dalle esperienze positive della vita, dai successi, dai titoli acquisiti, ma sanno che anche dalle esperienze negative, anche dai fallimenti, anche dai insuccessi che loro non nascondono, perché sanno che tutte le esperienze impattanti generano maggior fiducia e resilienza. 2. Non ignorano le critiche. Sì, hanno una mente ben allenata, il loro modo di vivere è basato su una dottrina stoica, sono open-minded, sono creativi. Detto questo, loro accettano tutto, elaborano, filtrano e accettano solo quelle informazioni, solo quelle osservazioni che sono utili a loro. Sanno anche riconoscere una critica costruita, diciamo, che non ha nessun impatto sulla loro autostima, da una critica negativa che viene accettata, anche se semplicemente da parte delle persone che a loro non piacciono. È cruciale invece il feedback da parte delle persone che loro ammirano, apprezzano, è molto positivo per il loro percorso di crescita. 3. Non sottovalutano le loro capacità. L'umanità in generale ha bisogno di più empatia, merita più compassione, più comprensione, soprattutto per il sovraccarico morale che siamo costretti a portarcelo e che ogni tanto ci fa barcollare. Le persone con un buon self-confidence sanno di essere profondamente imperfette. Detto questo, implica che loro rischiano di più, osano di più, rompono le barriere, ma questo non vuol dire necessariamente sfrontatezza, anzi non vuol dire sfrontatezza, vuol dire conoscere te stesso, conoscere la tua individualità, la tua specificità, i tuoi confini e valorizzare i tuoi punti forti. 4. Non sono reattivi. La stima di sé viene riconosciuta anche nelle situazioni stressanti, nelle situazioni conflittuali, dove le persone con un buon self-confidence sanno gestire bene le loro emozioni e restano calmi perché sono focussati sul fatto. Loro adottano sempre una postura rilassata, sicura, perché sanno che comunque il corpo può condizionare la mente, non solo viceversa. Lasciano andare lì dove non si può cambiare, oppure hanno una conversazione, una comunicazione soprattutto assertiva. E non hanno mai la scusa pronta, tipo non sono stato io, non l'ho fatto io, tutto qui. 5. Non si fermano mai nell'evolvere. Costruire maggior fiducia vuol dire competenza, vuol dire lavoro, vuol dire perseveranza, vuol dire continuo allenamento, trascorrere dei nuovi traguardi, essere esaltati dal nuovo, avere sempre una nuova passione, essere creativi. E le persone con un buon self-confidence non si fermano neanche davanti alle difficoltà, alla sofferenza, perché sa che fa parte della vita e, come dicevo anche prima, genera maggior fiducia, e loro sanno questo e accettano tutto come una nuova sfida, come una nuova vita, e sono grati per questo. Ci vediamo tra una settimana, spero che qualcosa vi è piaciuto, mettetemi un like se volete, iscrivetevi al canale, commentate, accetto tutto.